Ciao a tutti, io sono Gianluigi e sono il responsabile commerciale della Cantina di Mogoro. La Cantina di Mogoro è una cooperativa che è stata fondata nel 1956, quindi abbiamo 64 anni di storia, improntati sulla viticoltura e sulla valorizzazione dei vitigni autoctoni. La Cantina di Mogoro, oltre a avere diciamo, il principale mercato qua in Sardegna, esporta vini un po' in tutto il mondo. Nell'arco degli anni abbiamo fatto dei grossi passi avanti anche a livello qualitativo. Ora abbiamo un agronomo che segue i nostri soci per riuscire a ottenere i risultati migliori possibili con la qualità delle uve. Abbiamo un enologo che segue diverse aziende in Sardegna e che ci dà la garanzia di prodotti finiti di livello piuttosto elevato. Da sempre lavoriamo esclusivamente vitigni tipici della Sardegna. Soprattutto col Bovale e il Semidano abbiamo ottenuto riconoscimenti molto molto importanti. Tant'è vero che il nostro Semidano Puisteris, ecco qua la bottiglia, ha ottenuto per due volte negli ultimi anni i tre bicchieri al gambero rosso. Produciamo anche un altro semidano che è l'Anastasia, che può essere bevuto nel giro di uno o due anni, e anche uno spumante. Quindi il semidano è un vitigno che si presta a tante tipologie, ecco, a tante versioni. Oltre al semidano abbiamo anche il Bovale. Il Bovale che invece è tipico della zona del Campidano di Terralba. Questo prodotto è un'uva a bacca rossa che utilizzavamo fino a circa poco meno di 20 anni fa come uva da taglio e che invece nel 2004 abbiamo cominciato a vinificare esclusivamente come Bovale, con degli ottimi risultati, e anche col Bovale abbiamo ottenuto degli importanti riconoscimenti. Il nostro Bovale di punta è il Cavaliere Sardo, un nome che ha anche un'importanza diciamo legata a quella che è la storia e la cultura di noi sardi. È un vino corposo, un vino importante, un vino che si abbina sicuramente a degli arrosti di carne, è un vino che ha una grande personalità.